A proposito di Platone, diremo, naturalmente senza la pretesa di esaurire la profondità di questo pensatore, diremo che la dottrina delle idee costituisce un pochino il centro di tutto il pensiero di Platone, ma l'esigenza di trovare dei criteri assoluti di giudizio, appunto le idee, sembra che sia legata, profondamente legata, all'interesse politico di Platone. Che cosa significa? Sappiamo che Platone ha affrontato alcuni viaggi in Italia, in particolare a Siracusa, dove, dietro invito del suo amico e discepolo Dione, ha cercato di convertire, potremmo dire, alla filosofia il tiranno di quella città di Siracusa, senza peraltro riuscirci. Quindi questi tentativi che si svolgono nell'arco di diversi anni, dicevamo in tre successivi viaggi, sono sostanzialmente tentativi fallimentari. Nella settima lettera, Platone esprime tutta la sua delusione, e potremmo anche dire il suo pessimismo intorno al fatto che si possa mai nella realtà fondare uno stato giusto. Cioè uno Stato retto da filosofi, perché Platone pensa questo, pensa che uno Stato giusto è uno Stato in cui a governare siano i filosofi, cioè siano coloro che sono riusciti attraverso la pratica della filosofia ad elevarsi ad una conoscenza di quei valori fondanti su cui dovrebbero basarsi tutte le comunità civili, in modo particolare il valore della giustizia. Quindi i filosofi sono sostanzialmente dei saggi, i quali, nel momento in cui venissero posti nei ruoli di maggiore responsabilità all'interno dello Stato, della polis, proprio perché hanno visto questi valori, si sono innalzati al mondo delle idee, quindi hanno contemplato i valori della giustizia, della temperanza, della saggezza e così via, ebbene, conoscendo le virtù politiche, conoscendo le idee, sono gli unici a poter agire, a poter governare in modo tale da rendere la città prospera e felice. Naturalmente Platone è deluso da questa esperienza. Nella settima lettera, dicevamo, afferma con un po' di ironia che finché i filosofi non diventeranno reggitori dello Stato o i reggitori non si convertiranno alla filosofia, beh, c'è poco da sperare nell'edificazione dello Stato giusto, dello Stato quindi ben governato, nello stato in cui le buone leggi effettivamente vengono fatte rispettare. La dottrina delle idee fornisce il presupposto della delineazione della città perfetta, potremmo dire, cioè la città in cui effettivamente
si realizzano tutte quelle condizioni per le quali noi possiamo parlare di uno Stato retto secondo i valori della giustizia, della temperanza, della virtù e così via. Quindi vedete che non è la dottrina delle idee l'apice della filosofia di Platone, ma è piuttosto il pensiero politico, così come esso viene esposto in quella parte della Repubblica, in cui appunto Platone delinea il modello della città ideale. E naturalmente c'è tutta la questione poi di stabilire di che cosa esistono le idee. Quindi non c'è dubbio che esistano idee dei valori, come la giustizia, come la santità, come la temperanza, la saggezza, eccetera, eccetera. Non c'è dubbio che esistano idee degli enti matematici, come il triangolo, il cerchio, i numeri e così via. E c'è qualche dubbio sul fatto che possano esistere idee di cose comuni, no? L'idea del tavolo, l'idea del muro che ho di fronte a me, l'idea della finestra, no? E Platone è restio ad ammettere che ci possano essere idee anche di cose luride, il letame, no? Lo sterco e così via, di cose di vili e di poco valore. Anche se poi sembra che nel prosieguo della sua ricerca egli tendesse ad ammettere l'esistenza di idee anche di idee di tutte le cose. E quindi ecco che le idee ci vengono presentate nei manuali di storia della filosofia come dei modelli delle cose. Quindi ecco che Platone tende a dividere la realtà, diciamo, nel suo complesso in due sfere. Abbiamo una sfera ideale, appunto, che si pone un pochino al di là del mondo, così come no, noi lo percepiamo, noi esseri fatti di carne, di ossa, percepiamo con i nostri sensi corporei il mondo, quindi questo mondo ideale, questo mondo delle idee si pone appunto ad un livello superiore rispetto al mondo percepito dai nostri sensi, il mondo in cui viviamo noi, il mondo sensibile. E quindi da una parte abbiamo il mondo sensibile e dall'altra parte abbiamo un mondo ideale, quest'altra dimensione che naturalmente noi facciamo fatica ad immaginare, e che invece Platone sembra convinto di non poterne fare a meno, poi vedremo perché. Questo mondo ideale costituisce il modello, un po' la matrice, che spiega il mondo sensibile. Quindi c'è questo rapporto, no? Quasi di causa-effetto. Il mondo sensibile esiste come copia del mondo ideale. Quindi tutti gli enti che costituiscono il mondo sensibile non sono altro che copie di modelli ideali che trovano la loro dimensione, la loro patria, potremmo dire, il loro ambito in quello che Platone chiama appunto l'iperuranio, la regione che sta al di sopra dei cieli. Ma detta così, insomma, sembrerebbe dottrina da non prendersi troppo sul serio, se non riflettessimo
un po' poi sulle motivazioni profonde che probabilmente spingevano Platone e i suoi discepoli a porre, no, queste entità ideali come cause, modelli, ragioni di essere degli enti sensibili. Beh, scetticismo, no? Che si può provare di fronte a una dottrina del genere è ben espresso in un motto attribuito ad Antistene, no? Antistene, che era, diciamo, anche lui uno scolaro, potremmo dire un seguace di Socrate, no? Dopo la morte di Socrate si vennero a formare diverse scuole dette socratiche minori, quindi che in un modo o nell'altro si ispiravano all'insegnamento del maestro, sviluppandone magari varie tematiche, riprendendone varie suggestioni. Ebbene, Antistene, a differenza di Platone, non crede che esistano questi enti ideali, anzi, diciamo che pare che si sia fatto beffe di Platone, e è noto il motto, la battuta, no? Che Antistene rivolge a Platone, gli rimprovera, dice: caro Platone, io vedo il cavallo, ma non vedo la cavallinità. Cioè, Antistene intendeva dire: io vedo bene le cose che sono davanti a me, che gli occhi e i sensi mi testimoniano. Queste cose io non dubito, ma non vedo l'idea del cavallo, no? Cioè la cavallinità. Come dire, non c'è alcun bisogno di postulare, di supporre un ente, che non si sa dove collocare, un ente ideale, no? Che si trova, o perlomeno che noi pensiamo, congetturiamo esistere al di fuori della sfera sensibile e che tuttavia serve come spiegazione delle cose sensibili, cioè l'idea del cavallo, questo concetto universale della cavallinità che io ritengo indispensabile, io Platone ritengo indispensabile per spiegare l'esistenza dei singoli cavalli, degli innumerevoli cavalli che costituirebbero quasi le copie imperfette di questa idea perfetta del cavallo. Bene, Antistene diceva: caro Platone, tu stai prendendo un abbaglio madornale, ci esistono i cavalli singoli, no? Con tutte le loro particolarità, ma non esiste una cavallinità, non esiste una idea del cavallo la quale, diciamo così, sarebbe perfino più reale, no? Dei singoli cavalli, così come l'originale è più reale, ha più realtà delle copie. Quindi Antistene gli diceva: vedo il cavallo, non vedo la cavallinità, e per tutta risposta Platone ribatteva: ma perché tu non hai gli occhi per vedere la cavallinità? Quindi con questa risposta naturalmente Platone aveva buon gioco, nel senso che più che dare una risposta trovava un buon espediente per sottrarsi in un certo senso, no? Sottrarsi alla dimostrazione. Cioè, dicendo ad Antistene: tu non hai gli occhi per vedere la cavallinità, è come se gli avesse detto: sei un idiota, quindi no, non riesci a vedere oltre il tuo naso, non riesci a vedere quello che vedo io. Vuol dire, io sono più intelligente, sono più dotato intellettualmente e quindi vedo questa cavallinità, questa idea che invece tu, per i tuoi limiti insuperabili, per la tua ostinazione, non riesci e non riuscirai mai a vedere. Ebbene, questo non è un atteggiamento, diciamo così, che possa naturalmente favorire un dialogo, no? Ma tuttavia, ecco, tant'è, Platone pare che rispondesse in questi termini
ad Antistene. Poi, se sia vero o no, questa è tutta un'altra questione. Quindi torniamo a questa questione, no? Delle idee come copia, delle cose sensibili. Quindi intanto abbiamo detto che tutta la realtà, tutto il cosmo, diciamo, tutto l'universo, tutto ciò che esiste, no? Per Platone esiste in queste due dimensioni, il mondo sensibile da una parte e il mondo delle idee dall'altra. Queste due dimensioni che tuttavia sono collegate tra di loro, nel senso che il mondo delle idee costituisce la causa, del mondo sensibile, costituisce, diciamo così, una dimensione assai più reale, assai più autentica, rispetto al mondo sensibile, che noi potremmo considerare quasi come una degenerazione, delle idee, esattamente come nel Fedro, Platone parla dell'anima, ne parla attraverso un mito, parla dell'anima come, diciamo così, un ente che dall'alto dei cieli, dall'alto dell'iperuranio, per sua colpa precipita nel corpo e qui dà luogo, diciamo così, all'essere umano, no? Così come siamo noi, fatto di anima e corpo. Cioè, quindi vedete, il mondo sensibile è in qualche modo il mondo dei corpi, delle cose materiali. Verrebbe inteso come una specie di caduta, no? Di risultato della caduta, di una caduta, di un abbassarsi, per così dire, no? Di un abbassarsi del mondo ideale, di uno scadere del mondo ideale nella materia, e quindi nell'imperfezione. Perché evidentemente la materia costituisce una sorta di imperfezione. E tuttavia, questo mondo ideale, mondo delle idee, di enti immutabili, eterni, unici, non soggetti a cambiamento, a trasformazioni, quindi enti assoluti, sottratti in un certo senso al divenire, sottratti alle vicende del tempo, sottratti alle imperfezioni tipiche delle cose materiali, delle cose sensibili, e a questi enti costituiscono le cause, la ragion d'essere delle cose sensibili, di cui, ripeto, costituiscono gli originali, le matrici. Oh, quindi immaginiamo questo rapporto: noi abbiamo un'idea, l'idea del cavallo o l'idea del triangolo, che è un ente appunto immateriale, un ente che noi possiamo afferrare soltanto con il pensiero, con la ragione, la nostra facoltà più alta, più elevata. E poi abbiamo i singoli triangoli, cioè il triangolo che io posso tracciare su un foglio, posso tracciare sulla sabbia, posso costruire con un materiale. I singoli triangoli, che ha un colore, una consistenza e così via, i singoli cavalli, con le loro caratteristiche particolari, quindi abbiamo il cavallo più piccolo, quello più grande, quello nero, quello bianco, quello pezzato e così via. Quello che ha una determinata forma, quello che è più veloce, quello che è più forte, no? E tuttavia questi innumerevoli individui costituiscono, ripeto, delle copie imperfette dell'idea del cavallo che è unica, che è immutabile, che è eterna, cioè che è sottratta alle vicende del tempo, si trova appunto in una sfera, potremmo dire, atemporale, che è appunto la sfera di questo mondo iperuranio. Dunque, certamente è stato detto anche che con la dottrina delle idee Platone cerca di conciliare
Con la dottrina delle idee è stato detto che Platone cerca di conciliare la filosofia del divenire di Eraclito con la filosofia dell'essere di Parmenide, salvando in un certo senso sia l'esigenza di assoluto di un valore assoluto, di un valore stabile, esigenza che era propria della filosofia di Parmenide, almeno così sembra, e sia anche l'esigenza eraclitea di riconoscere comunque quello che noi abbiamo davanti, cioè il mondo in cui viviamo, il mondo sensibile, il mondo fatto di vicissitudini incessanti, il nascere, il perire, il morire, cambiare continuamente delle cose. Quindi possiamo leggere, ecco, la dottrina delle idee in questi termini, cioè come un tentativo di conciliazione della filosofia di Eraclito e della filosofia di Parmenide, ma possiamo leggerla anche, come dicevamo all'inizio, come una teoria che in un certo senso è subordinata a un'esigenza politica che costituirebbe la vera, l'essenza, diciamo così, del pensiero di Platone, la vera preoccupazione di Platone. Se consideriamo la dottrina delle idee, come si accennava all'inizio, subordinata, funzionale alle preoccupazioni politiche di Platone. Bene, allora la dottrina delle idee acquista appunto un nuovo significato. Significato di costituire il fondamento dello stato ideale di Platone, così come Platone ce lo illustra nella Repubblica, quindi la Politeia. Un altro aspetto che si collega strettamente a questo è l'esigenza indubbia che Platone sente di sottrarre la conoscenza alla critica corrosiva dei sofisti. Di questi filosofi che non a torto sono stati recentemente rivalutati, fino al punto che si è parlato della sofistica come di una specie di preilluminismo, di illuminismo ante litteram. E naturalmente Platone aveva tutte le ragioni di temere che l'esercizio libero, l'esercizio in un certo senso senza pregiudizi, senza freni della ragione, quindi utilizzare la ragione a tutto campo, no? Senza lasciarsi in un certo senso intimidire, no? Dal pericolo di non avere poi più certezze tra le mani, no? Su cui fondare il proprio comportamento, le proprie azioni e così via. Ebbene, non si può dare torto a Platone se egli temeva appunto questo esito scettico dell'esercizio della ragione, così come avevano dimostrato i sofisti, fino alle quelle che vengono considerate le vere e proprie degenerazioni della sofistica, e cioè l'eristica, e cioè il fatto di mettere tutto in discussione, anche con argomenti talvolta poco seri, oggi diremo argomenti capziosi. E quindi, di fronte alla critica, dei sofisti,
di fronte a questo esercizio, potremmo dire, della ragione, no? Che non si ferma di fronte a nulla, nemmeno di fronte alle tradizioni più radicate, no? Nella mentalità comune, nemmeno di fronte alla religione, ecco che Platone sente l'esigenza di contrapporre un pensiero forte, diremmo adesso, no? Diremmo oggi, un pensiero cioè che si fondi su un assoluto. E allora se i sofisti, pensiamo a Protagora, avevano messo in discussione il fatto che ci potessero essere dei valori assoluti, che ci potesse essere una morale in un certo senso alla quale tutti gli uomini fossero vincolati, e quindi la famosa frase di Protagora, l'uomo a misura di tutte le cose, cioè il criterio di giudizio risiede nell'uomo, non risiede in una verità esterna all'uomo a cui l'uomo si deve conformare. Questo pensiero, no? Che non ci sia una verità assoluta, che gli uomini sono giudici delle loro azioni e che gli uomini sono, in un certo senso, le comunità umane sono creatrici dei loro valori. Se da una parte è un pensiero a noi moderni molto familiare, no? Perché è un pensiero che in qualche modo favorisce la tolleranza, favorisce la tolleranza, favorisce il rispetto dell'altro, il rispetto del diverso, il rispetto di coloro che non, diciamo così, non hanno gli stessi identici criteri morali che abbiamo noi, e dall'altra parte però evidentemente suscita preoccupazione, perché può dare un senso di instabilità, il relativismo dei valori, il relativismo culturale, cioè io non posso più dire che la mia morale sia in un qualche modo completamente affidabile, no? Per così dire. Cioè, la mia morale può stare benissimo accanto alla morale di un altro, di un'altra cultura, di un altro popolo, senza che io possa pretendere di assolutizzarla. Senza che io possa pretendere che la mia morale o i valori a cui io mi riferisco siano quelli giusti, mentre gli altri sono valori sbagliati, erronei. E questo è un pensiero che può evidentemente suscitare qualche malumore, qualche preoccupazione in quelle persone che hanno invece bisogno di certezze, di punti stabili, di punti definitivi, di verità assolute. Quindi noi possiamo leggere la dottrina delle idee con il suo addentellato politico, anzi, pensiero politico di Platone, riferito alla dottrina delle idee, in questi due modi. Da una parte, la dottrina delle idee e servirebbe appunto a giustificare il pensiero politico, a fondare meglio il pensiero politico di Platone, e insieme a ciò la dottrina delle idee avrebbe la funzione di una risposta forte al relativismo sofistico, cioè al fatto di dire non esistono valori assoluti, ma sono gli uomini che creano i loro valori. Sono le società che, in un certo senso, nel loro formarsi storico, creano appunto i loro punti di riferimento, le loro leggi, le loro consuetudini, e
loro valori. E Plutone appunto risponde invece riaffermando un assolutismo conoscitivo ed un assolutismo morale. E le idee non sono creazioni della mente umana. E le idee non sono punti di vista dei singoli individui o delle singole comunità, ma le idee sono dei valori assoluti, del tutto slegati dalla realtà umana, che tuttavia costituiscono un criterio per giudicare i comportamenti umani. Addirittura un criterio per comprendere la realtà, che io non potrei comprendere il cavallo se appunto non potessi in qualche modo mettermi in contatto con l'idea del cavallo, se l'idea del cavallo non fosse presente al mio intelletto. Allo stesso modo non potrei comprendere la giustizia, le azioni giuste o le azioni ingiuste, se appunto non avessi la possibilità di comprendere, di afferrare con la mia anima, con la parte razionale della mia anima, questa idea di giustizia che si trova per l'appunto in un'altra dimensione, nel mondo iperuranio, e che comunque costituisce un valore assoluto. Ripeto, un valore assoluto, cioè non è qualcosa che creo io, che formo io nella mia mente. È qualcosa che risulta dalla storia della mia comunità, ma è invece un valore eterno, assoluto, fondante, e che io devo comprendere affinché possa poi conformare le mie azioni a questa idea di giustizia e possa anche edificare lo Stato ordinandolo sulla base di questa idea di giustizia. Ecco per quale ragione soltanto i filosofi, cioè soltanto coloro che hanno afferrato questo valore assoluto, sono in grado di governare bene lo Stato.